sconfitta in trasferta, l'Augusto Manzo di Alba contro l'Alba Calcio. Raccontaci un po' questa partita. Beh, è una partita strana, nel senso che è condizionata da questo gol trovato all'inizio dall'Alba su una situazione. Abbiamo perso la palla molto alta. Noi eravamo partiti bene perché in un paio di situazioni Favale aveva messo in difficoltà il loro portiere, dove è stato bravo. E poi è stata una partita dove noi abbiamo continuato, soprattutto nel primo tempo, abbiamo continuato a cercare di fare gol per una serie di motivi, una palla un po' lunga, un po' corta, la bravura del loro portiere, le situazioni che non siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, abbiamo preso questo palo, questa traversa su palla nativa. La partita è finita al momento dell'espulsione di Somarò, dove siamo stati 10 e quindi l'Alba ha potuto fare la partita che voleva. Per carità, l'ha fatta dal momento che ha fatto il primo gol, quindi all'inizio. Però è anche vero che se non segni non puoi parlare di ricerca del risultato, quindi fondamentalmente alla fine è una sconfitta che ci sta, cioè, quindi perché il possesso di palla, le situazioni non concretizzate non fanno risultato, il risultato lo determina chi fa gol e l'Alba ne ha fatti due e ha vinto. Anche oggi avete costruito tanto, forse è mancato, come anche ha ricordato lei l'ultimo passaggio, un po' di cinismo negli ultimi metri. Avete iniziato sicuramente alla grande questo campionato, però a differenza delle partite casalinghe c'è qualche difficoltà in più nelle partite esterne. Secondo lei qual è il motivo di questo? Non lo conosciamo, nel senso che noi giochiamo sempre nello stesso modo, sia in casa che fuori, quindi non è che andiamo a speculare su una situazione piuttosto che l'altra. Sono partite che nascono così, per paradosso le tre partite che abbiamo perso le abbiamo perse con squadre che tra virgolette avevano una classifica bassa, però questo campionato è così, quindi puoi perdere, puoi vincere con tutti. Oggi è andata male, quindi dovremmo rimboccarci velocemente le maniche, perché mercoledì ci abbiamo subito un'altra partita e abbiamo il Pinerolo in casa, e quindi non c'è tempo da perdere.